Siamo lodati Gesù e Maria. Comincia oggi, come penso che sappiate, sono le carissime in tempo liturgico dell'Avvento. Sono disponibili in fondo alla Chiesa, vi invito a darvi un'occhiata. Due opuscoletti catechetici che parlano dell'Avvento, uno scritto di Don Prosper Geranger e un altro di San Bernardo, che fanno capire molto bene il senso liturgico di questo momento molto importante. Avvento significa in latino, letteralmente Adventus, significa venuta. È un tempo che ci ricorda la venuta di qualcuno. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci ricorda che c'è un padrone di casa che ritornerà alla sera, a mezzanotte o al canto del gallo. Chi è il padrone di casa? Chi sono i servi? Il padrone di casa è il nostro Signore. I servi siamo noi. Di che venuta parla qui Gesù? Ecco, non voglio rovinarvi la mia domenica d'avvento, insomma, questa mattina è giunta una notizia un po' particolare. Un nostro caro fratello qui di Sermoneta, non so se si è già arrivata la notizia, ha lasciato il pianeta Terra all'età relativamente giovane, 55 anni, per un brutto nome, per un brutto male. Nessuno ci ha fatto un contratto che ci dice tu arriverai fino a 100 anni, che sappiamo. Quindi c'è indubbiamente un momento nella nostra vita in cui il nostro Signore entrerà. Quando dobbiamo lasciarlo. Come ti trova? Io dico sempre funerali, sarebbe bene che ci pensassimo tutti quanti, io do questo piccolo fraterno consiglio. Quando noi vediamo un funerale, una bara, io ci penso sempre, dico, guarda, non ha, ci sarà un giorno che tu stai là dentro, c'è qualcun altro che sta a far tuo funerale. Ricordatelo, se oggi tu stessi là dentro, che gli racconti al nostro Signore? Che gli racconterei? Punto interrogativo. Questa è una cosa strutturale, no? Però, diciamo, storicamente le venute di Gesù sono state tre. Che cos'è il Natale? È il ricordo della venuta storica di Gesù. Il Verbo si è fatto carne, il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è nato a Betlemme per la nostra salvezza. Gli ultimi giorni dell'Avvento ci porteranno proprio a rivivere questo momento, che a mio avviso è uno dei più belli in assoluto dell'anno. Io scherzando con qualche amico dico sempre, a me dicembre è il mese più bello dell'anno, se dipendesse da me, cominciamo il 1° dicembre, arriviamo al 31 e poi ricominciamo da capo, perché tra l'Immacolata, la novena di Natale, il Natale, tutto quello che ruota intorno, è un momento bellissimo. Poi c'è un altro ritorno, tra poco diremo nel credo, che è quello di cui parla strettamente il Vangelo, no? E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i morti, cioè la persona di Gesù è venuta sulla terra. Come è venuta sulla terra secondo voi Gesù? Tutti quanti hanno riconosciuto che Gesù era il Figlio di Dio, era il nostro Salvatore? È venuto in maniera palese, cioè con gli angeli che lo portavano, ammantato di luce e di gloria, così che chiunque lo vedeva diceva, questo certamente è Dio, è venuto così Gesù sulla terra? Direi proprio di no, insomma, no? Non sapeva nessuno che era venuto Gesù sulla terra, nessuno. Una notte che è nato Gesù in un tugurio, perché un tugurio purtroppo è nato, lo sapevano Giuseppe e Maria. Gli angeli sono andati da 4 pastori, a 4 poveracci, non sapeva nessuno poi, cioè, noi, io andare ci penso sempre, no? Cioè, Dio scende sulla terra, non sa nessuno. Quindi tanta umiltà, no, che Gesù ha avuto. Quindi è venuto in questo modo nascosto. Ma quando tornerà la fine del mondo? Tornerà così Gesù? Cioè, torna sempre così che nessuno se ne accorge? Se sa Marco chi è? No. Abbiamo visto domenica scorsa. Quando tornerà Gesù tornerà nella gloria. Quindi che tu ci hai creduto o non ci hai creduto, che ti piace o non ti piace, che c'è voglia o non c'è voglia, Gesù è Dio. È l'universo, ma lui dovrà rendere conto, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. I conti con Gesù, tra virgolette, li dovranno fare tutti. Qui siamo liberi di crederci o non crederci, ma quando ci troveremo davanti a lui c'è più la libertà. È così e basta. E qui si inserisce il tema della terza venuta di Gesù, di cui si parla anche nella prima lettura e che è quella che più ci coinvolge e su cui vorrei fermare qualche minuto l'attenzione prima di concludere queste riflessioni introduttorie all'Avvento. San Bernardo dice che c'è una venuta intermedia. Com'è questa venuta intermedia? Allora, quando è venuto sulla terra Gesù è venuto nascosto dietro la sua natura umana, quindi sembrava un uomo come tutti. Quando tornerà nella gloria?
risplenderà anche la sua natura divina. Tra queste due venute, però, che succede? Scorre la storia, no? Che è la storia in cui è il tempo della Chiesa, diciamo così, no? È il tempo in cui si annuncia. Il Vangelo si dice: sta attento, figlio mio, ed ecco perché la Chiesa ogni anno ci fa rivivere l'avvento. Non semplicemente perché ci ricordiamo del Natale, perché lo sappiamo che Gesù è nato, e non semplicemente perché pensiamo alla fine del mondo, perché questo potrebbe essere una cosa lontana, ma c'è la terza venuta. Sta attento perché il Signore vuole venire nella vita tua, personale. Quindi c'è una venuta, la chiamano continua o intermedia di Gesù, e qual è? Quella in cui misteriosamente Gesù bussa alla porta del tuo cuore. Adesso vediamo un po' di voi. Come fa Gesù a bussare alla porta del cuore? Io vedo un po', ragazzi, nel catechismo stiamo divertendo un po' quest'anno, no? Sono bravi, fanno un sacco di belle domande e sono molto partecipi. Belle domande, scrivono anche delle cose molto molto belle, perché i ragazzi sono, quando si stimano un po', sono molto molto attivi. E come viene Gesù nella nostra vita? Dove sta? Qualcuno l'ha mai visto Gesù? La venuta intermedia, la più misteriosa di tutti, perché quando Gesù stava sulla terra, almeno vedevi la sua umanità, no? Gesù aveva una bella umanità, era un bel uomo, aveva uno sguardo, chi vedeva lo sguardo di Gesù, un giorno vi leggerò, sapete che c'è stato un governatore pagano che ha fatto una descrizione a Ponzio Pilato di com'era Gesù, bellissima, veramente spettacolare, no? Quindi tu vedevi comunque una persona affascinante, carismatica, che in qualche modo ti attraeva, no? E adesso? E adesso che facciamo? Adesso Gesù viene ancora di più nel mistero, si nasconde, cioè già il mistero dell'incarnazione ci dice che Dio non viene in maniera svelata, palese, ma viene sempre in maniera velata. Guardate un attimo l'altare, vi invito un attimo a guardare una cosa, no? Io uso ancora, una volta erano obbligatori, vedete, sopra il calice, sull'altare, c'è il velo. Lo vedete? Perché c'è il velo? Sotto c'è il calice, io lo so. Perché quel velo ti ricorda, sotto c'è il calice e la patena, no? Quindi ci sono quelli che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, capite? Ma questa realtà è velata, cioè io tra poco lo sanno. C'è qualcuno di voi che vedrà Gesù bambino sull'altare? No, eppure se leggete alcune vite di santi, non è uno scherzo questo qui, quando c'era la consacrazione, anche Santa Faustina Kowalska, una delle più vicine e più famose, quando il sacerdote alzava l'ostia, vedevano Gesù bambino, non per scherzo, veramente. Capite? Quindi, come fanno a vedere Gesù bambino? Guardate, io tra poco alzerò il velo, tolgo il velo e si vede quello che c'è sotto. Ma ordinariamente il velo c'è, capite? Non vi ho una notizia sconvolgente. Lo sapete che Gesù potrebbe adesso venire attraverso di me, a voi? Basta una predica. Attraverso un suo scalcagnato ministro, lui si può nascondere. E attraverso le sue povere parole, notate anche il parroco più sperduto del pianeta Terra, se il Signore gli dà una luce, fa una predica, uno l'ascolta, gli tocca il cuore e gli cambia la vita. Uno magari era una messa, pensava che era una domenica normalissima, tranquillissima, con tutte le altre, pa, sente una cosa, boom, cambia vita, si converte, si confessa, lascia i peccati, comincia ad avere una vita pericolosa. Tante volte ho sentito storie di questo genere. A volte il Signore serve delle cose più strane, più impensate. Voi pensate, non so se posso fare una risata, non so se posso fare una Ramone, ma voi sapete che molte cose che io, in molti miei interventi pubblici, devo dire, catechesi, vengono registrate e vengono caricate su YouTube. Allora, quando facevo le catechesi sui 10 comandamenti, c'è anche il sesto comandamento, che è un comandamento un pochino particolare, non voglio essere troppo esplicito perché sono i ragazzi, poi devo sapere che una persona è venuta a parlare da lontano, mi è venuto a dire, lo sai, allora io è andato su YouTube, cercate sempre di capire, a cercare qualche video un po' così su questa materia, solo che ho fatto una ricerca e mi è uscito catechesi su YouTube, se capitate la storia di questo prete, ho cliccato, e dopo due minuti mi sono andato un sacco d'accidenti perché le cose che dicevo mi facevano arrabbiare, però poi sono andato avanti e mi sono andato a confessare. Cioè, capite? Cioè, addirittura attraverso una cosa di questo genere, oggi il nostro Signore usa pure questi mezzi multimediali, capite? È vera questa storia, eh?
pregare adesso, però l'ho sentito più di qualche volta. Quindi, capite? Cioè, quello era andato su internet, certamente non per andarsi a sentire la predica, eppure il suo appuntamento con il Signore era internet, YouTube, con l'intenzione di andare a cercare un video qualunque, capite? Quindi, ecco, allora, a queste visite del Signore, però, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo essere attenti. Allora, se quello, dopo due minuti, che gli sono venuti i nervi con Leonardo perché stava a dire che tutte le cose che faceva lui erano tutti peccati, d'accordo? Se ne è accorto? Se diceva, ma vedi, andatene via, spegni sto coso e va al diavolo, mi diceva così, che succedeva? Avrebbe perso una chance, no? Lui in quel momento ci ha avuto dentro la sua coscienza un combattimento, mandalo al diavolo, spegni sto coso, oppure no, arriviamo alla fine, vediamo che dice, andiamo avanti. E che succede? Ha vinto il combattimento, è arrivato alla fine e si è convertito. Allora, capite? Pensate quante volte ti viene in mente e dice, oggi mi avete di rosario, di rosario, poi comincia a dire, no, però adesso lo cucinavo, lo dico dopo pranzo, no, però adesso sono sonno e andiamo a dormire, lo dico quando mi sveglio, e poi ho trovato mio marito e mi fa uscire a fare la spesa, e non lo dici più. queste sono le visite di nostro Signore, capito? Dopo, oggi voglio andare a confessare, no, però fa freddo, usciamo domani. Allora, sono indefinite, sono infinite, però la nostra salvezza dipende dall'accettazione e dal corrispondere ad una di queste cose. C'è il pellegrinaggio, se vado non si può, vado un giorno di fuori, vado. Io mi sono convertito, non è che mi sono, cioè, mi sono molto avvicinato al Signore. Ve la racconto questa storia, che ogni tanto bisogna raccontare. Nel 1991, a una giornata mondiale della gioventù, vi racconto la trappola che mi ha fatto nostro Signore, così concludo, così capire cos'era dentro. Ma nel 1991 avevo 20 anni, quasi. Le mie abitudini è che purtroppo, da quando ho preso la maturità, fatta la maturità, terzo liceo, prima vacanza d'estate sono andato in Sardegna, sono stato benissimo, sono divertito tantissimo con gli amici, quindi per me l'estate era sacrosanta. Io 15 giorni andavo in vacanza al mare. Che succede? Nel 1991, verso aprile-maggio, mi chiama una persona e mi fa, ma lo sai che quest'estate c'è la giornata mondiale della gioventù in Polonia, c'è il Papa che dico, eh? E che vuoi me? E dice, beh, potresti dire, tu dico, tu vado io, faccio la mondiale, io devo andare a ragazza, sono già una ragazza a mare, vado a presa al Papa con tutti questi mani, faccio tu e poi mi racconti come è andata. Gli ho risposto proprio così, gli ho risposto. Poi che succede? Pensate che trappole il nostro Signore. Allora, a Roma organizzano un incontro per giovani per invitare i ragazzi. Che succede? Maria sempre una telefonata da una persona, pensate, c'era una persona paralitica che stava sulla sedia a rotelle che voleva andare a questo incontro e non c'era nessuno che l'accompagnava. Questa mi fa, Leonardo, per favore, dico, fa sto cosa buona, porta a questo incontro, magari te ne resti fuori, lo aspetti fuori, però questa ci deve tanto, ho cercato, non ho trovato nessuno. Era sabato, guarda, dico, no, io non ce la posso fare, io sabato voglio uscire. Però mi ha preso dire, poraccio, questa non c'ha niente, non è che sta sulla sedia a rotelle, che faccio, non ce l'accompagno. E l'ho accompagnato. Ho sentito quello che stavano dicendo a sti incontri, dicevano, ah, Madonna, dice sto qua, facciamo le nozze di Cana, dice, voi ragazzi siete tutti quanti tristi perché l'acqua è simbolo di una vita grigia, invece Gesù la trasforma in vino, sarà una vita bellissima. E perché ha trasformato l'acqua in vino? Perché la Madonna gli ha detto fai il miracolo e allora noi andremo lì a Cesto Covo, la Madonna è miracolosa, la Madonna ci prende per mano, la tua vita cambierà. Io ho sentito questi cose, io stavo tutto quanto così, poi a un certo punto quando ho sentito la Madonna ci porterà per mano da Gesù e la vita cambierà, la vita si trasformerà da grigia a una vita luminosa, mi sono messo avanti a pensare, dico, ma io c'avevo tutto insomma dalla vita, ero benestante, avevo già la fidanzata, stavo già all'università, non studiato più, ma ero tanto contento. Ma se Dio stava salendo, vado, ma proprio così, è stato un attimo. Torno a casa, chiaro, con la fidanzata, dico, senti un po', io se stare da Cesto Covo, ecco, col papà, se vuoi venire, vieni, se no rimani qua, io questa settimana vado lì. Questo stava con pochi così, dice, ma sicuro, dico, sicuro. È venuto anche lei, e guardate, tutta la storia poi di quello che è venuto dopo è nata tutta quanta da lì. Io sono tornato dal pellegrinaggio che stavo completamente cambiato.
sono cambiate cose molto importanti nella mia vita, e da lì è cominciato il cammino che poi attraverso tanti altri passaggi mi ha portato anche a diventare sacerdote. Voi pensate se io quel pomeriggio avessi detto io devo uscire, trovo qualcuno che porta sta paralitica all'incontro perché non ci voglio andare, che sarebbe successo? Lo sapremo dall'altra parte, forse dall'altra parte il nostro Signore dice guarda, se tu non fossi andato lì quel giorno, guarda che sarebbe successo nella tua vita. Io purtroppo non vi racconto queste cose perché sono tutte. So le cose drammatiche, guardate, c'è da piangere, che sono successe ad alcune persone a me carissime, vicinissime a me, che trovandosi in situazioni simili alle mie, hanno fatto un'altra scelta. La vita gli è diventata un inferno. E quando andranno dall'altra parte, dopo la vita ci diventa un inferno, ce la prendiamo col Padre Eterno, ce la prendiamo sempre. La prima lettura, adesso non c'è tempo di approfondirla, ma avrei voluto farlo di più. Ce l'abbiamo con lui, ma il nostro dice, alto, ferma di tutto. Guarda che io non avevo pensato questa cosa per te. Perché quando ti ho fatto quell'invito, tu anziché dire di sì, mi hai detto di no, condannandoti tu ad una vita d'inferno, non dandotela io. Capite? A me mi farà vedere il nostro Signore quello che sarebbe successo, perché la mia vita non sarebbe stata così. Io sono felice della vita che il Signore mi ha dato, questo lo posso assicurare davanti a tutti, ma non sarebbe stata così se mi fossi fatto scappare gli appuntamenti misteriosi che il Signore mi dava. Allora, nell'avvento e chiudo, la Chiesa dice, stai attento fratello e sorella mia, perché il Signore viene, occhi aperti, orecchie appizzate di Roma, perché se te lo fai passare oltre è peggio per te, capite? Ti perdi una chance di svolta di vita, ti tieni la tua vita quantomeno grigia e tiepida, nella peggiore delle ipotesi, la vita diventa brutta, perché lontano dal Signore la vita è brutta. Ecco, chiediamo alla Madonna, chiediamo il nostro cammino d'avvento, che ci aiuti a viverlo e imparare a riconoscere le visite del Signore nella nostra vita, perché ci stanno, non c'è nessuno che non le riceve. La differenza è tra chi le conosce, chi le conosce e chi non le conosce, chi le accoglie e chi non le accoglie. Si gioca soltanto su questi fattori. Chiediamo a Maria che ci aiuti a conoscerle e ad accoglierle, perché la nostra vita possa essere degna della vocazione da figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto. Siamo lodati Gesù e Maria.